Siamo in consegna, car tablet dedicato smart, 10 pollici, Android 10, 4 giga di RAM, ROM 64 giga, Apple CarPlay, Android Auto. Partiamo dalla funzione Apple CarPlay, dove il cliente potrà gestirlo sia vocalmente che manualmente, come stiamo facendo noi. Per arricchire il pacchetto Apple CarPlay, andate sul vostro smartphone, nella sezione Apple CarPlay, aggiungete le app che vi interessano e una volta che lo collegherete in auto avrete tutte le app qua. Per dire, in questo caso manca la radio digitale, voi Radio Player la potete scaricare sul vostro Apple e la troverete qua e avrete la radio digitale. Intanto vi faccio vedere le dimostrazioni. Qui abbiamo Spotify, navigatori. Vogliamo usare il navigatore e musica in contemporanea? Nessun problema, possiamo usare musica e navigatore. Vogliamo ingrandire la mappa? Possiamo ingrandire la mappa pigiando direttamente nella mappa. Ok, siamo stanchi di usare Apple CarPlay perché adesso desideriamo usare Android. Cosa facciamo? Con questo tasto qui usciamo da Apple CarPlay e andiamo ad attivare il wifi del tablet, che già è attivo, e possiamo usare tranquillamente le funzioni Android. Qui siamo in gestione home, avremo gestione audio e video tramite le USB, ve l'abbiamo fatto vedere tante volte, via voce Bluetooth, streaming musicale, gestione radio, recupero comandi al volante. Possiamo fare le ricerche delle radio in modo veloce, premiamo la tastiera 102 punto 100, ok, e ci porta direttamente su 102, che già era memorizzata. Però se le volete trovare, una volta che le trovate digitando il numero della frequenza, le andate a memorizzare. DSP, processore sonoro. Il cliente potrà impostare tutti i setup sound a suo piacimento, i vari effetti. Questo è un processore sonoro. E poi andiamo direttamente nella sezione Android, dove possiamo usare le app che ormai conoscete a memoria. Benvenuti su YouTube. Andiamo a usare Maps. Qui siamo su Maps. Possiamo eseguire lo split screen, usiamo navigatore per il guidatore e per i passeggeri andiamo a fare un intrattenimento che può essere tramite YouTube oppure gestione audio e video. Possiamo fare ricerche su internet, le possiamo fare sia manualmente oppure vocalmente. Viale Palmiro Togliatti 600. Ecco una mappa di Viale Palmiro Togliatti 600. 170. Andiamo a trovare Audiolit. Ecco qui, benvenuti da Audiolit. Possiamo uscire. Ricordiamo che abbiamo anche il check sportelli, apertura sportelli. E nel momento in cui andiamo a gestire l'aria condizionata, abbiamo la visualizzazione direttamente sul display. Questo prodotto è disponibile presso il nostro shop. Vi ringrazio e buon weekend.